Ciao ragazzi, nuovo video, come state? Spero bene, fine allenamento a Tavernelle e visto che vi sta piacendo la serie di nuovi video tutorial, ho deciso di fare il secondo video di imparare a pattinare. Oggi vedremo come si rialza dalle cadute, faremo degli esercizi per rialzarsi da terra e andremo a vedere anche le prime curve, come impostiamo le curve e come andiamo poi a svilupparle per collegare gli esercizi scorsi a questi nuovi che potrebbe essere molto interessante. Ok ragazzi, ci siamo lasciati l'altra volta con l'esercizio molto semplice di primi passi, quindi marcita avanti, ok, scivolamento collegato a limoni, ok, ovviamente tutto anche indietro, quindi marcetta all'indietro, scivolamento e limoni indietro. E può succedere in questi esercizi che mentre provo a farli sto tuper all'indietro, che magari inciampo nel pattino e finisco col culo per terra. Non è un grosso problema, però giustamente è importante capire come riesco a rialzarmi da questa posizione. Non devo fare posizioni strane, quindi non devo riuscire a fare cose strane, ma semplicemente mi metto sulle ginocchia, okay, il pattino devo tenerlo bello rigido sotto il sedere, quindi queste posizioni sono sbagliate. Devo imparare a stare nel pattino che sta seduto sul sedere e la punta e il tacco che hanno un angolo sul mio sederino. Vuol dire alzo il piede, è indifferente quale piede, mani sulle ginocchia, anzi sul ginocchio in questo caso, o per terra, e vado a premere per alzarmi, posizione a V, ok? Ora però voi mi dite, ma questo esercizio è importante anche proprio per lavorare l'equilibrio e gestire questi movimenti con i patti. Quindi cosa posso fare io? Braccia avanti, mi raccomando, ginocchiere e polsere sempre quando si va a pattinare, e vado a fare questo, hop, 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 hop. Ok, avete visto? Di profilo, mi abbasso, punto, hop, scendo, mi sto sul pattino. Posso imparare a fare anche questo esercizio per tenere un po' l'equilibrio, dove dire, braccia avanti, uno, due, e poi mi alzo. Non mi vado mai a estendere completamente per evitare di ribaltarmi all'indietro, ma tengo sempre questa posizione. Ok, ora andiamo a pulire la parte avanti, quindi dalla marcetta comincio a fare un po' di spinta col corpo, quindi comincio a pattinare sempre meno robotizzato. Ok, e avete notato, sto facendo un cerchio? Ok. L'obiettivo è di cominciare anche a girare intorno e a portare il braccio esterno alla curva, in questo caso il mio braccio destro, portarlo ad abbracciare un cerchio immaginario. Fate finta, ora io lo esagero, che ci sia un ostacolo gigante, in questo caso qua, le mie braccia è come se io volessi abbracciare il mio ostacolo, ok? Il mio peso comincia a schiacciarsi su questo tondo gigante e provo a fermare un piede, quindi invece di fare la marcetta la faccio solo con un piede, monopattino possiamo chiamarlo, no? Vedete? Ok, ma è molto importante la gestione. Le prime volte farete questo magari, eh? Vedete il piede? Notate l'inclinazione del piede? Che fa questo angolo totalmente sbagliato? Perché io ho paura e invece di buttarmi, ok, in questo caso qua, di buttarmi verso il mio ostacolo, vedete? Io tendo a far questo, ok, perché ho paura. Mi sento più stabile avere questo angolo nel pattino, invece di buttarmi sui fili. Poi magari cosa sono i fili lo vediamo in un altro video. Però ecco, dovete capire che devo cercare di buttarmi, op, e schiaccio. Schiaccio o abbraccio il mio amico, lavoro sul filo, ok, lavoro sul filo, ok, questo è corretto, guardate ora, questo è scorretto, ok, molto bene. Come posso fare per migliorare questo esercizio? Tanto è solo paura, mi metto vicino a colonna, balaustra di una pista, un muretto, qualsiasi cosa, ok, e faccio questo da qua. Hai visto cosa ho fatto? Allora, dare una spallata
al muretto. No? Non cado, non sto scivolando. Quindi se io vado, vedo in movimento, quindi porto un piede leggermente avanti e giro, non cado. Ok? Posso piegare tanto, guardate, ora esagero, Avanti, piego. Ok? E giro. Posso arrivare a piegare tantissimissimo, op, ma comunque difficilmente mi ribalto. Quello è l'estremo, è quasi una frenata, ve l'ho fatto lì. Però questo è confidenza di patti. Quindi questo secondo video era per riuscire a spiegarvi che una volta ho fatto i miei fondamentali, ok, e comincio ad avere una pattinata un po' più dinamica, imposto sulle curve, ok? Cambio giro, cambio le braccia e cerco di spingere, ma soprattutto non si pattina così. Questo no, sbagliatissimo, mi metto dritto e cerco sempre di avere il patto vicino. Un consiglio grossissimo che posso darvi per evitare di pattare così è questo. Vedete i miei piedi? Sono fuori dal mio bacino. Lo evito, basta che ho i piedi dentro il bacino. Così non riesco a farlo perché mi batte le ginocchia insieme. Quindi se io patto i piedi vicini non avrò nessun errore. Ok ragazzi, questo è il tutorial. Per andare al terzo, che è fighissimo, cominciare a vedere i passaggi, le transizioni da avanti a dietro in maniera molto rapida, vi chiedo 20 like. Senza 20 like io mi fermo qua. Tocca a voi quindi. Quindi abbiamo visto cadute, curve e alcuni esercizi molto interessanti. Cosa devi fare poi? Iscriviti al canale e attiva la campanella. Ciao!